Dal 27 novembre al 6 gennaio torna Il Natale che non ti aspetti, l'evento diffuso che accende la provincia di Pesaro e Urbino con mercatini, presepi viventi, borghi illuminati, iniziative per bambini, spettacoli e tutta la magia del Natale. E non perderti il Natale digitale con i contest creativi e gli appuntamenti online. Info su ilnatalechenontiaspetti.it. Assessore Mascarin, con le parole giuste, è arrivata l'11ª edizione, edizione che riflette sul tema della metamorfosi, quindi sul cambiamento. Ma c'è bisogno di un cambiamento nel nostro tempo o il tempo che cambia? C'è assolutamente bisogno di un cambiamento, soprattutto dopo questi 2 anni così complessi e difficili, che hanno cambiato anche i termini, oltre che la qualità del nostro vivere. E proveremo ad affrontare questa discussione declinando la metamorfosi con 8 parole diverse, in 8 incontri diversi, con alcuni dei personaggi più prestigiosi e interessanti del panorama culturale e intellettuale del nostro paese, a partire dal 17 dicembre fino al 20 di maggio. 8 appuntamenti in cui si articolerà quindi questa 11ª edizione, che avrà proprio al centro, come filo rouge, il tema del cambiamento. I cambiamenti positivi, quelli negativi, quelli che in qualche modo stanno segnando il nostro tempo e anche la nostra società. E lo facciamo con un percorso quindi molto importante di respiro, che ancora una volta proietta Fano, il suo sistema bibliotecario, sul panorama nazionale. È importante questo perché le parole aiutano a conoscere l'esatto significato della nostra storia, delle nostre esperienze. Questa è 11ª edizione che viene realizzata in collaborazione con la Bemoteca, con le strutture territoriali che hanno dimostrato grande sensibilità, e con l'Associazione Nazionale Magistrati, ci permette di riapproparci di un territorio di cultura, di conoscenza ampio, vasto, ma di cui non si ha con esattezza la percezione. Oggi bisogna realizzare tutto quanto questo dando ai cittadini le massime competenze, le massime conoscenze. La vera libertà si realizza attraverso un'assunzione di consapevolezza. L'assunzione di consapevolezza ci porta poi alla realizzazione meglio della nostra libertà, dei nostri contributi sociali. Le parole che sono state scelte quest'anno significano proprio questo, la capacità di realizzare una positiva metamorfosi, un passaggio utile, importante, verso il progresso. Non rimanere bloccati negli schemi del bruco, della crisalide, ma spiccare tutti quanti il volo come farfalla. Ecco, questa è un po' la metafora, secondo me anche bella, estetica e soprattutto, come dire, importante dal punto di vista culturale, che offriamo ai cittadini sperando che ne facciano adeguato tesoro. Dal 27 novembre al 6 gennaio torna Il Natale che non ti aspetti, l'evento diffuso che accende la provincia di Pesaro e Urbino con mercatini, presepi viventi, borghi illuminati, iniziative per bambini, spettacoli e tutta la magia del Natale. E non perderti il Natale digitale con i contest creativi e gli appuntamenti online. Info su ilnatalechenontiaspetti.it.